Siamo qui con Concita Sannino, giornalista di Repubblica, giornalista simbolo per le inchieste. Oggi si possono fare ancora le inchieste giornalistiche e come? Si possono e si devono fare, no? Parlo a un sito che è importante, che è qui è radicato e che quindi anche nel suo piccolo sicuramente si porrà le domande e seguirà attraverso le domande dei racconti che poi appunto diventano piccole inchieste. Si può e si deve perché mai come in questo momento storico e soprattutto in un paese dove l'anomalia della politica e della coincidenza tra potentato politico, economico e mediatico ha prodotto quello che sappiamo, in un paese in così grande trasformazione, trasformazioni positive, negative, crisi che ci, come dire, soffocano dal punto di vista economico, ma che ci spingono anche a tirar fuori il meglio di noi, a cominciare da un'etica pubblica migliore, noi abbiamo il dovere di essere sempre più profondi nel nostro racconto e nel nostro sguardo, e questo penso che debba accadere sempre di più a prescindere dal mezzo con cui noi lo facciamo. Ecco, il mezzo in questo caso è il web. Parlando proprio del giornalismo d'inchiesta, il web va avanti nel tempo reale, quindi spesso siamo costretti anche per anticipare i tempi, con la corsa continua, a dare notizie e correre a queste notizie. Come si può conciliare questa corsa del web sulle notizie con il giornalismo d'inchiesta? Cioè, come dovrebbe trattare il giornalismo d'inchiesta un giornale che è costretto a correre tutti i giorni attraverso le notizie, secondo te? Guarda, la domanda è bellissima e incrocia esattamente la sfida che noi giornalisti di questa età, no? Noi che abbiamo avuto il privilegio di cominciare quando esistevano le scuole dal vivo del giornalismo e non esistevano i master, però comunque abbiamo avuto anche il privilegio di conoscere il web e questa moltiplicazione. Noi che siamo questa generazione di mezzo dobbiamo assolutamente sforzarci di, già lo facciamo tanti di noi, no? Tu lo sai quanto me, lo facciamo seguendo i due binari paralleli che, come dicevi tu, sono altrettanto ineludibili. Cioè, mentre diamo con tutta la frammentarietà del caso il reale, dobbiamo sforzarci di avere uno sguardo meditato e di far capire al lettore: guarda, ti ho dato il marciapiede che in questo momento era rotto, ti ho dato quella sedia caduta, ti ho dato la persona che si è ferita, ma contemporaneamente devo farti capire perché in questa città, in questo paese, in questo momento quella sedia era lì e quel marciapiede si è rotto e quella persona è caduta. Cioè, dovremmo fare un lavoro anche di retroscena molto forte, di ricostruzione di quello che avviene, per leggere la realtà oltre che per raccontarla. Bene, ringraziamo tantissimo Concita Sannino. Buon lavoro. Grazie da Postana News, grazie a tutti. Grazie.